Ciao a tutti, oggi prepareremo il ciambellone alla Nutella e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, tuorli, albumi, mascarpone, farina 00, fecola di patate, lievito per dolci, olio di semi, vanillina, scorza di arancia, Nutella e il nostro staccante per teglie. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo facendo preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità statica. Avremo bisogno per effettuare la ricetta della farfalla e di uno stampo per ciampellone del diametro di 24-26 cm che andremo ad ungere con il nostro staccante per teglie. Iniziamo montando gli albumi. Ricordo che per montare bene gli albumi il boccale deve essere pulito e asciutto. Non ci devono essere tracce di rosso d'uovo all'interno degli albumi. Andiamo a posizionare la farfalla. Versiamo gli albumi, che devono essere preferibilmente a temperatura ambiente. E li facciamo montare per 4 minuti. A velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, andiamoli a mettere da parte in una ciotola. Andiamo a rimettere il boccale che abbiamo lavato e asciugato, abbiamo tolto momentaneamente la farfalla, questi sono i nostri albumi. Versiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza dell'arancia. E facciamo polverizzare il tutto per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Rimettiamo la farfalla. Schiacciamo bene, aggiungiamo i tuorli, le chiudiamo con il coperchio e facciamo montare per 5 minuti a velocità 4. I tuorli sono ben montati, adesso chiudiamo con il coperchio senza il misurino, prendiamo il mascarpone, impostiamo 3 minuti a velocità 4 e man mano andiamo ad aggiungere a cucchiaiate il mascarpone, facendolo incorporare poco per volta. Chiudiamo col misurino. Adesso andiamo a togliere la farfalla, riposizioniamo il boccale, il composto risulterà abbastanza liquido. Aggiungiamo la farina, la farina
la fecola di patate. Il lievito per dolci, l'olio di semi, e la vanillina. Facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 4. Il nostro composto è pronto, andiamolo a trasferire in una ciotola capiente. Adesso aggiungiamo gli albumi e li incorporeremo all'impasto, al composto, scusate, mescolando dal basso verso l'alto in maniera delicata. Una volta incorporati gli albumi, trasferiamo 3/4 dell'impasto nel nostro stampo. Adesso prendiamo la Nutella e versiamola nella parte centrale del composto. Completiamo versando il resto del composto. Adesso inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi statico per 35 minuti circa. Il ciambellone è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di uscirlo dallo stampo. Ciambellone, mascarpone e Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!